oggi sappiamo che se avremo un costo medio, che siccome il costo massimo è previsto a 8.000 euro e sappiamo che non tutti quanti hanno quel livello di trattamento economico, quindi questo costo lo possiamo ipotizzare mediamente intorno ai 5.000 euro per ogni tipo di situazione, siccome abbiamo impegnato 530 milioni, noi sappiamo che qui abbiamo un calcolo piuttosto semplice da fare, insomma basta dividere. Quindi questo è il dato che abbiamo davanti. Poi naturalmente abbiamo altri strumenti su cui stiamo continuando a lavorare, ad esempio il tema di garanzia giovani e il fatto che a livello europeo sia rifinanziato. Se sarà rifinanziato garanzia giovani vedremo anche lì quali risorse e quante potremo mettere su strumenti analoghi. Ad esempio in passato l'abbiamo già fatto con il bonus assunzione garanzia giovani, quindi questo è un dato certo, questi ci sono. Sono dentro il finanziamento, quindi siamo a posto. Sull'altra parte siamo fiduciosi che accada, adesso vedremo gli atti proprio in questi giorni perché l'Europa ha deliberato questa notte, quindi non ho ancora le tabelle su cui fare le verifiche su quanto c'è su garanzia giovani. Di positivo c'è che l'hanno rifinanziato, adesso dobbiamo sapere quanto e dobbiamo sapere con quale specifica destinazione, quindi quanto competa l'Italia. Ma al di là del fatto che sarei curioso di sapere a quali studenti, essendo che io ho fatto presenza e incontri in molti istituti, licei e studi tecnici, la scorsa settimana ero in Campania, oggi sono qui e c'erano stamattina 400, 500, non so quanti studenti, non ne ho trovato uno che si sia alzato in piedi dicendo «Ministro, questa roba va cancellata». Ho trovato ragazzi che mi dicono, ministro, questa cosa è bella, è buona, magari mi hanno chiesto si potrebbe modificare in questo modo, oppure che cosa si potrebbe fare di meglio, o mi hanno chiesto, ma secondo lei in termini di prospettiva per il mio lavoro, per il mio futuro, qual è l'utilità e il valore? Non ne ho trovato uno contro, quindi anche questa teoria secondo gli studenti sono contro, io non sono in grado di verificarla nei fatti, anzi sono per smentirla nei fatti perché ho molti giovani che invece l'apprezzano moltissimo. Detto questo, è abbastanza chiaro, alternanza scuola-lavoro è un elemento di novità. Nel nostro paese l'avevamo sperimentata limitatamente perché la legge c'era già e specialmente sul versante degli istituti tecnici si faceva esperienza in questo campo. Adesso l'abbiamo estesa a tutte le scuole come obbligo sui 3 anni. Questo io credo sia in primo luogo uno strumento importante perché i giovani conoscono se stessi. Poter fare un'esperienza significa capire meglio quello che si vuole dalla vita e questo io credo per un ragazzo di 16-17 anni è importantissimo. Poi significa migliorare quel tipo di competenze che non ti si insegnano dentro il curriculum. A scuola ti insegnano francese, l'inglese, la matematica e la fisica, ma ad esempio le relazioni no. Il risolvere un problema, no. Il fare i conti, ad esempio, con un collega che ha 60 anni, che magari ne sa meno di te, ma siccome ha 60 anni ti insegna il mestiere. Quindi io credo che sia veramente uno strumento importantissimo che cambia la relazione tra il sistema formativo e l'impresa e aiuta a far passare l'idea che si impara studiando e si impara facendo. E tutte e due queste modalità hanno pari dignità. Quindi le 2 ore di alternanza valgono esattamente tanto quanto 2 ore di